Ciao ragazzi, sì, lo so, sono ancora vestita come video precedente, ma come ho detto sto girando in sequenza diversi video. Mi sembra di essere tornata indietro di qualche anno quando facevo il super video prodotti acquistati, finiti e recensiti. Ora sono separati, però il principio è lo stesso. Prima ho fatto i prodotti acquistati, poi ho registrato i prodotti, no, prima i finiti, poi gli acquistati, ora sono registro, ora registrerò e quindi vi farò vedere gli ultimi prodotti che ho testato di recente. Sono pochi prodotti, quindi dovremmo andare abbastanza spedite o spediti. Allora, il primo prodotto di cui voglio parlare è il mascara puro della Deborah, volume estremo. Zero parabeni, zero siliconi, zero petrolati, zero fragranze. Questo è il mascara, non vorrei dire più famoso di Deborah, però la linea che sicuramente ha fatto più parlare durante questo inverno, estate scorsa se non sbaglio, non ne sono sicurissima. Io l'ho voluto provare perché era in offerta, però non, lo scovolino non mi aveva invogliato a acquistarlo finché non l'ho trovato in offerta. Allora, lo scovolino è questo coso gigantesco, beh, è questo coso super gigantesco con setole, non quelle in silicone, quelle diciamo classiche, da mascara classico. È veramente molto molto grande rispetto al mio occhio, guardate. Ha un profumo neutrissimo, non riesco a distinguere niente anche perché c'è scritto zero profumi. Allora, il colore è molto nero, veramente. Fa delle belle cigliozza nere. Questa è una delle cose che mi piacciono e non mi piacciono di questo mascara. Sto cercando di alzare qua per vedere dietro che cosa c'è scritto perché non lo faccio mai. Ma mi sono incuriosita. Ah no, c'è l'inci. Sì, vabbè, non lo so leggere quindi non mi interessa. Allora, è un mascara che dona volume, lunghezza. Fin dalla prima applicazione, sì, ovviamente andando giù col prodotto più e più volte, l'effetto è sempre più di cigliozza grossa, molto lunga, molto nera sin dall'attaccatura, anche se con questo scovolino io mi sporco la palpebra, quindi devo stare molto attenta, però poi ho trovato un aggeggino che mi sta dando una piccola mano, poi ne parliamo. È un mascara che resiste molto bene sul ciglia, ma credo che la sua formula ormai lo sto utilizzando da più di un mese. Sì, l'avrò preso nel periodo l'avevo iniziato a usare fine marzo, ora siamo agli inizi di. Io sono agli inizi di maggio, perché non so quando caricherò questo video. Quindi è un prodotto che io tengo aperto ormai da più di un mese. Il prodotto all'interno è ancora troppo liquido per i miei gusti, perché lo sento proprio a contatto con le ciglia che non si asciugano subito. Ora l'ho messo sono le 6 e un quarto, l'ho messo alle 3 e ho ancora le ciglia bagnate. Sono uscita per fare una commissione, sono rientrata e mi sono messa a registrare i video, ma io ho ancora le ciglia bagnaticce. La mattina, cioè quando voglio un effetto molto naturale, naturale, dai Elisa, non parlare mezza cinese, devo andare con una sola applicazione di mascara, perché se già voglio intensificare leggermente con due, l'effetto per me è troppo per la mattina. Per la sera credo che sia un mascara eccellente, perché io con le mie solite tre passate serali, più di solito i top coat della Kiko, ora sto usando il volume e definizione, vi lascio la recensione a quel mascara, io ho un effetto quasi ciglia finte. Questa cosa mi piace per la sera, ma non è ciò che io ricerco la mattina, perché mi appesantisce troppo lo sguardo, me lo rende un pochino cupo, sì che mi esalta il colore dei miei occhi, perché con gli occhi chiari contornati da tanto nero comunque fuoriescono tra virgolette di più, vengono enfatizzati, però io la mattina vado comunque molto sottotono e questo mascara non mi fa passare sinceramente inosservata. Io la mattina sono troppo
troppo sonno per passare, cioè per essere troppo in vista, preferisco stare tranquilla in sottotono. O magari non è neanche un mascara che mi sento di consigliarvi per un colloquio. Per andare al lavoro ormai se già state lavorando chi se ne frega, ma per un colloquio dove vi devono conoscere, avere tutto questo nero sulle ciglia secondo me è tanto. Il fatto che poi è puro bravissima Deborah, un super applauso, standing ovation, hola, tutto quello che vuoi, bravissima. Io avrei fatto una formulazione leggermente più costruibile, cioè non nero subito dall'inizio, mi sto perdendo nelle mie super chiacchiere, ma questo è il risultato. Per ovviare a ciò, mi sto aiutando con questo. Questo è l'aggeggino di Sephora Volumeté de Cils Lash Amplifter. Allora, è in italiano? Non c'è in italiano, dovrebbe essere. Va bene, è quell'aggeggino che serve per proteggere la palpebra. Vi lascio in informazione il video che fece Lolla sulla sua recensione praticamente, perché è stata una recensione molto accurata, mi è piaciuta tantissimo. Allora, volumizzatore di ciglia massimizzate, l'effetto del mascara sublima lo sguardo in pochi secondi. La sua parte curva agisce come un supporto e permette di caricare le ciglia e apportare a loro ancora più volume. Ma cacchio, l'ha tradotta sto coso. È scritto con, mamma mia, Google Translate inguaiato. Permette anche di proteggere la palpebra dalle tracce di mascara. La sua parte a pettinio permette di separare le ciglia. Consigli per l'uso: collocare la parte curva sul bordo delle ciglia superiori per proteggere la palpebra, applicare gli strati di mascara e permette premere sulle ciglia appoggiando sulla parte curva, mamma mia. Se necessario, utilizzare il lato a pettine per separare le ciglia. Si può ripetere la stessa operazione alla radice delle ciglia inferiori. Sì, è scritto con i piedi, è tradotto con i piedi proprio. Allora, l'aggeggino è questo, che si può anche piegare e diventa ancora più compatto per portarselo in giro. Questa è la parte curva che va appoggiata al di sopra delle ciglia. Fare una leggera pressione, ora non lo faccio perché sono truccata. Alzare leggermente le ciglia e iniziare a mettere il mascara. Sotto c'hai il suo pettinino, così da poter pettinare e togliere i grumini del mascara in eccesso dalle ciglia. Questa è una cosa che, riprendendo il discorso del mascara, mi sta aiutando molto la mattina perché vado a togliere veramente gli eccessi di prodotto che non mi servono sulle ciglia, mi appesantiscono solo lo sguardo. Allora, come aggeggino per proteggere la palpebra, perché questo è il cover il quale l'ho comprato, è eccellente. Presa un po' la mano dopo la prima settimana, settimana e mezza, che avevo un po' di difficoltà come la metto, come non lo metto, ora vado così spedita che veramente metto il mascara in 3 secondi netti. Appoggio, tiro leggermente, levo, appoggio, tiro leggermente, e sono pronta. Veramente, vi giuro, in 3 secondi netti io metto il mascara. Ovviamente questa parte qua si sporcherà di mascara in eccesso, che quindi poi va pulito. La parte del pettinino non riesco a ripulirla, non so se si vede, ma sono rimasti tutti i residui di mascara. Veramente cerco di pulirlo e metterlo sotto l'acqua corrente, ma non riesco a tirarli via. Mi dispiace anche presentarvelo in questo stato, però è molto comodo il pettinino. Sempre per il discorso del mascara. Mi sta piacendo molto questo aggeggino. Io l'ho preso con il 20% di sconto, quindi è ancora più piacevole utilizzarlo visto che non l'ho pagato a prezzo pieno. Comunque mi piace molto. Una cosa che mi dispiace, di cui bisogna stare un po' attenti, è se vi truccate tipo con una matita colorata tipo veloce, in velocità la mattina, eccetera, questo applicatore porta via un po' di matita. Io quindi la cosa che faccio è prima mettere il mascara, lasciare asciugare il prodotto e poi piano piano da sopra tirarci la linea colorata. Quando invece vado a mettere un eyeliner che si asciuga, posso mettere semplicemente l'eyeliner, attendere, quindi fare altre parti del trucco e poi con l'applicatorino mettere il mascara. Anche
se quando metto l'eyeliner nero, che se mi sporco leggermente l'attaccatura non me ne può fregare di meno. Il problema è quando uso degli eyeliner colorati, allora anche in quel caso, se è un eyeliner che si asciuga rapidamente, traccio prima la mia linea, altrimenti prima metto il mascara e poi con santa pazienza vado a disegnare la mia linea colorata di eyeliner. Però per tutto il resto basta conoscerlo. Salviette di linee struccanti della seta blu, soffice tessuto a nido d'api con estratto di aloe vera. Sono 40 pezzi, è un made in Italy. Le salviette di struccanti seta blu sono ideali per la pulizia quotidiana del viso e la rimozione del trucco. Rispettano il pH della pelle lasciandola fresca, liscia e vellutata. Perfette per tutti i tipi di pelle. Allora, sono salviettine struccanti, hanno la confezione con chiusura in plastica, hanno un buonissimo profumo di aloe. Qui ci dovrebbe essere anche la pellicoletta di protezione, ma si è staccata, quindi l'ho tolta di mezzo. La grandezza delle salviettine è leggermente più grande della scatola che vedete, poi ovviamente dentro sono ben piegate. Allora, sono delle salviettine che riescono a struccare perfettamente trucchi semplici come mascara, matita per le sopracciglia e non so, gloss colorato. Sono salviette che struccano trucchi leggeri, trucchi da giorno, marroncini, sfumature varie. Sono salviette che struccano smoky belli. Hai fatto a pugni con Rocky Balboa e ti ha pestato del brutto, quindi smoky neri, grigi, scuri, chiari, di tutto. Strucca qualsiasi tipo di ombretto con basi cremose, basi proprio per ombretto. Strucca bene i mascara, strucca bene gli eyeliner, mi strucca perfettamente le sopracciglia che uso, sia la matita che le polveri. Strucca in modo perfetto anche il viso, veramente, anche se messo come oggi anche la base fondotinta sotto, mi riesce a pulire la pelle perfettamente. E io utilizzo anche con un trucco completo come questo una sola salvietta, riesco a pulire veramente tutto il viso. Prima inizio praticamente a lavorare la parte degli occhi, quindi faccio effetto panda, poi con salvietta ancora bella grande, bella pulita, mi strucco tutto il viso e dopo vado a lavorare in modo preciso vicino alle ciglia per togliere tutti i residui di mascara. Io veramente mi riesco a struccare in modo perfetto. Ovviamente subito dopo mi lavo il viso con un detergente, ma questo è fuori dubbio. Scusate se mi tocco sempre sotto la ciocca, ma c'è la luce di qua e mi vedo i capelli illuminati, mi dà fastidio. Intanto vedete che mi tocco le ciocche. Sono salviette di cui le prime sono poco imbevute, quindi io di solito conosco queste salviette da tanto tempo, la tengo a pancia sotto praticamente. Ups, stava cadendo tutto. Le prime 10-15 vengono fuori a due alla volta, quindi io ne tolgo una, cerco di rimpizzare dentro la seconda, però mi trovo molto bene, non mi irritano il viso, non mi irritano gli occhi, non ho sfoghi di nessun tipo sul viso, mi piacciono molto. Ultimo prodotto per oggi pomeriggio di cui vi devo recensire è della Garnier Innovazione Pure Active Erba Repair più pigmenti minerali, formula elevata copertura, roll-on anti-brufoli 2 in 1, copre ed asciuga per tutti i tipi di pelle, anti-imperfezioni, anti-segni, azione immediata, testata su pelle a tendenza acneica. La formula 2 in 1, innovativa contro le imperfezioni, pigmenti minerali per la copertura ottimale. Hair Repair è un attivo di origine naturale all'estratto di vacillium, non so cosa sia, con eccezionali proprietà rigeneranti e riparativi per la pelle. Allora, il roll-on fa per me? Sì, se la tua pelle è soggetta ad imperfezioni e a rossori e se cerchi una soluzione immediata per correggere anche i segni facili da eliminare. La formula colorata del roll-on anti-brufoli 2 in 1 Garnier Pure Active copre e asciuga le imperfezioni in un solo gesto.
Copertura naturale a lunga tenuta, la sua texture, grazie all'alta concentrazione di pigmenti naturali, minerali, scusate, permette una copertura efficace e duratura. Purifica e asciuga. La sua formula permette di asciugare le imperfezioni e aiuta a migliorare la qualità della tua pelle grazie alla presenza dell'Herbal Repair, un attivo conosciuto per le sue proprietà rigeneranti e riparatrici. La biglia metallica dona un piacevole effetto rinfrescante. Scusate. Pratico da portare con sé e facile da usare. Il roll-on permette una copertura naturale e mirata delle imperfezioni, lasciando respirare la pelle. Può essere applicato direttamente sulle imperfezioni, sui rossori e sui segni. Applicare anche ripetutamente ogni qualvolta lo si ritiene necessario. Agitare prima dell'uso in caso di blocco della biglia. La copertura immediata e a lunga tenuta delle imperfezioni, dei segni e dei piccoli rossori. Giorno dopo giorno le imperfezioni si seccano e diventano meno visibili. Allora, è un correttore in roll-on, eccolo qua, da 15 ml e ha una sfera in superficie. Questa è la confezione. E non so se si vede, perché è molto simile al mio colore di pelle. Questo è il colore. Allora, è un correttore che io sto utilizzando abbastanza quando non mi trucco completamente, quindi in quei giorni in cui vado in velocità metto mascara, magari una linea colorata e un po' di qualcosa sulle labbra, ma mi è spuntato il fatidico bastardo brufolazzo così sulla faccia e devo coprire in qualche modo e non ho tempo, non ho voglia di farmi la base completa. È un prodotto che copre abbastanza, ma non del tutto, quindi non è un correttore ad altissima copertura, io direi più che altro media, ma stratificabile perché si riesce a seccare rapidamente sulla zona, quindi io praticamente lo appoggio sulla zona interessata, leggermente vado a picchiettarci sopra il dito così per sfumarlo meglio con la mia pelle, visto che poi non andrò a mettere il fondotinta. Nel frattempo faccio altre cose, il prodotto si è aderito perfettamente alla mia pelle. Se vedo che si vede ancora il rossore, si vede ancora il brufolo, vado di nuovo con l'applicatore a ripassarci sopra. Io con due passate riesco a coprire brufolazzi brutti e cattivi. È un prodotto che dura durante l'arco della giornata. Io l'ho anche testato per 10-12 ore su per giù e non è andato a passeggio perché è un prodotto che si fissa in modo rapido. Questo che ho messo qua è già fissato, si è amalgamato anche bene con la mia pelle. Ha un profumo erbaceo, ma non fastidiosissimo. L'ho usato anche per correggere il rossore datomi dalla macchia di herpes che praticamente per 2 volte di seguito l'herpes mi è venuto in questa zona e mi è rimasto molto rosso, quindi quando non faccio come stavo dicendo prima, non faccio la base completa, uso questo prodotto, però lo prelevo col dito così da non intaccare la pulizia della sferetta, vado col dito a coprire anche questa imperfezione e riesce a coprirmi anche questi grossi rossori che mi ha lasciato questo brutto cattivo. Per quanto riguarda il curare l'imperfezione, quindi l'infezione data da un brufolo, devo dire che funziona. Avevo un bel brufolazzo qua e un altro qua. Ho iniziato a correggerlo con questo prodotto e questi brufoli hanno una vita molto lunga e si affezionano a me, mi vogliono troppo bene, quindi rischio di termine per tanto tempo. Invece, grazie all'utilizzo costante di questo prodotto, perché ovviamente l'ho messo tutti i santi giorni, l'ho ritoccato durante la giornata, ora vabbè, il fondotinta non potete vedere, però non ho più imperfezioni né qua e né qua. Il brufolo si è rapidamente seccato,
Non so come spiegare, il rossore dato dall'infezione è andato mano a mano scemando. Nel giro di 4-5 giorni io avevo il brufolo secco, la parte non più rossissima, mi sto trovando molto bene, un bellissimo acquisto. Ok, ho perso la voce, un'ora che sto parlando, io vi mando un grosso bacio, non so quando ci vediamo e in gamba. Ciao ragazze e ciao ragazzi. Mua!